Allora, campione numero 15, vediamo se riusciamo a far mettere a fuoco l'immagine. Ok, allora andiamo a guardare questa roccia. Di questa roccia ho due bei campioni. Questo campione, che è una roccia spaccata a martello o a ruspa, non so, a motopicco, e poi ho questo campione. Questo campione qui, qualcuno di voi che ha visto il video sul basalto sa già dirmi che nome ha. È una... conto fino a tre, poi lo dico. Uno, due, tre, è una carota. E vi ricorderete che le carote si estraggono col carotiere. Questa è solo la parte dell'utensile. Il carottiere, girando, incide un solco circolare nella roccia e permette di estrarre campioni cilindrici chiamati appunto carote. Ora questa si è tutta sporcata. Allora andiamo a descriverla. Prima di tutto ha uno spacco concoide. Quindi questo vuol dire o che è una roccia amorfa o che è fatta da cristalli piccolissimi. Quindi questa, se mi cade su un piede, mi spacca il piede. Mettiamola da parte. Quindi spacco concoide. Cosa ne deduco? Che è microcristallina. Ok, la stessa cosa in quest'altro campione. Lo spacco ricorda molto quello dell'ossidiana, ma questa è bianca. Tra l'altro non è proprio con la grana fine di un'ossidiana, non è completamente liscia, è più quella di un limo, ok? Ora, tra l'altro sembra una roccia omogenea, che se è fatta da un cristallo sembra essere fatta da un unico tipo di cristallo. Controlliamo la durezza. Si incide col chiodo, ma non si incide con l'unghia. Quindi ha la durezza. La durezza, che durezza è compresa fra 4,5 e 2, e già non sono tanti i minerali che lo possono fare. Allora, il gesso si incide... Ah, prima di tutto ragioniamo su una cosa. Se questa roccia è veramente fatta da un'unica specie cristallina, qual è l'unico fenomeno geologico che produce rocce fatte da un solo tipo di minerale? Il magmatismo no. Perché una roccia magmatica c'ha plagioclasi, quarzo, felspati, felspatoidi, miche. Quindi non è una roccia magmatica. Per di più una roccia dura non può essere magmatica. Il fenomeno che dà origine a rocce fatte da una sola specie cristallina è quello sedimentario. Ma come mai io non vedo uno strato, non vedo una struttura stratificata? Dobbiamo sempre ricordarci che noi dobbiamo fare la diagnosi su quello che vediamo, non su quello che non vediamo. Questa roccia potrebbe non essere stratificata perché lo strato magari era più spesso della roccia. Le rocce, esistono rocce sedimentarie con strati di molti metri, che all'interno sono massive. Quindi, struttura... Quindi è microcristallina, ma ha un aspetto massivo. Quindi spacco concoide, deduco che è microcristallina. Massivo microcristallina. Se io la guardo al microscopio, probabilmente vedo dei microcristalli. Ora, se è una roccia sedimentaria,
ha durezza compresa fra 2 e 4,5. Ora, c'è una famiglia molto importante di rocce sedimentarie che ha durezza 3 e sono le rocce carbonatiche. Ora, le rocce carbonatiche si dividono in calcari e dolomie. I calcari reagiscono con l'acido cloridrico a freddo perché sono fatti di calcite, che reagisce molto facilmente con l'acido cloridrico. Le dolomie reagiscono con l'acido cloridrico a caldo. Quindi vediamo un po' da effervescenza. Ora vediamo quello di prima, la nostra bella carota da effervescenza. Quindi queste due rocce, che sono di aspetto e di comportamento identico, sono fatte da composizione, vabbè, reattività agli acidi. Positiva. Ok, deduzioni. È fatta da una sola specie di cristalli, quindi per me è una roccia sedimentaria. I cristalli di cui è fatta sono piccolissimi e microcristallina e hanno durezza fra 2 e 4,5 e reagiscono con l'acido cloridrico. Quindi per me è un calcare micritico. Cosa vuol dire micritico? È un calcare che è fatto da la micrite che vuol dire micro cristallin calcite. Quando un calcare è fatto da cristalli invisibili di calcite microscopici, prende il nome di calcare micritico. Ora, facies, cioè ambiente di formazione, mari caldi. E poi sono privi di fossili, quindi non sono calcari dovuti all'accumulo di gusci, di conchiglie, ma sono calcari dovuti al fatto che l'acqua ricca di carbonato di calcio, il carbonato di calcio, quest'acqua era sovrasatura in carbonato di calcio e il carbonato di calcio precipitava. Dovete immaginarvi un mare in cui la calcite nevicava sul fondale marino e faceva appunto un fango. Questo fango, per effetto della diagenesi, è diventato, quindi avevamo il mare, i cristalletti che precipitano sul fondo, i primi metri sono di fango molle, in profondità la roccia comincia a diventare più dura e appunto alla fine diventa una roccia della durezza del calcestruzzo, del cemento, che è appunto il calcare micritico. Una roccia sedimentaria di deposito chimico. Famiglia deposito chimico, rocce carbonatiche. Carbonatiche. Quindi una roccia spacco concoide fatta da microcristalli teneri, durezza fra 2 e 4,5, microcristallina, reagisce con l'acido cloridrico, è una roccia di deposito chimico carbonatica ed è un calcare, calcare micritico perché è fatta da microcristalli di calcite.